Ciao a tutti e bentornati nella rubrica Creepypasta, la rubrica in cui leggeremo le vostre esperienze inquietanti e reagiremo ad esse. Io sono Andrea. E io sono Anna di Solo Horror. Vi ricordiamo di scrivere le vostre esperienze paranormali a questo indirizzo email. Iniziamo a leggere le vostre Iniziamo subito a esperienze. leggere le vostre esperienze, ragazzi. Ne scegliamo una a caso, ragazzi. Facciamo una bella. Questa. Ok, allora. Lo che leggo io. Sì. Un ragazzo ci scrive: Ciao a tutti, volevo condividere la mia esperienza che ho avuto diversi anni fa e che ancora non riesco a comprendere. Premetto che questa vicenda non l'ho mai raccontata per paura di non essere creduto e per non spaventare chi era con me quel giorno, quindi non ti crediamo. Qualche anno fa, io e i miei amici, intorno all'una di notte, ci trovammo ad esplorare un teatro abbandonato nella mia città, Genzano, in quanto ci piace l'horror, e volevamo provare un pizzico di adrenalina. Giunti sul posto, lo esplorammo per circa 20-30 minuti e non successe praticamente nulla. L'unica cosa che notammo di particolare, e penso possa ricollegarsi al mio evento, fu una scritta strana su un muro che un mio amico stupidamente per divertimento lesse ad alta voce. Prima di uscire dal teatro, io e gli altri cercammo su internet con il mio telefono questa scritta e constatammo che fosse un elogio a Satana o qualcosa di simile. Carino. Già, al di là di tutto, io e i miei amici uscimmo dal teatro, dissi loro che avrei proseguito da solo un tratto di strada rettilineo e da lì a poco iniziai a sentirmi osservato. Girandomi, vidi in lontananza dalla strada una figura che sembrava non muoversi e sembrava fissarmi. Inutile dire che scappai di corsa a casa, ma prima decisi di prendere il mio telefono, feci due foto e mi scapicollai nella mia abitazione. Cosa che hai Mi scapicollai. Mi precipitai, suppongo che voglia dire, nella mia abitazione. Ritornato, modificai le foto e notai che veramente c'era qualcosa tra la nebbia. Pensai che comunque potesse essere un mio amico che voleva fare uno scherzo, oppure una persona che passava di là per caso. PS, forse nell'ultima foto si riesce a notare la dimensione della figura se confrontata con la dimensione degli alberi. Allora, questa è la foto. Sì, sembra che ci sia Sì, di qualcosa. brutto anche. Io vedo che da lontano mi sembra abbastanza grande come dimensione. Se era lì fermo a fissarti, l'unica cosa che mi vengono in mente, che ne abbiamo parlato anche nell'altro video, dell'Atman. Però non avendo il cappello, appunto, secondo me questa è una classica shadow figure. Niente di preoccupante. Poi comunque sono abbastanza amichevoli, cioè tu potresti andare lì e chiedergli un caffè se vuoi. Un ragazzo ci scrive: Mi chiamo Carlo, 25 anni, abito a Caserta e la mia storia forse potrebbe risultare molto difficile da credere. Inizio col dire che quando ero piccolo, all'età di 10 anni, nella mia cameretta riuscivo a vedere una donna anziana. Inizialmente non davo peso alla cosa, pensando che fosse un gioco di ombre dovuto all'attaccapanni che si trovava nell'angolo, ma dopo qualche giorno ne iniziai a sentire anche l'odore. O meglio la puzza. La puzza di vecchia. Aspra e muffosa. Così iniziai a dirlo a mia madre, che giustamente non vedeva nulla. Solo una sera, dopo quasi un mese, non vidi nulla, non c'era più. Mentre stavo per tirare un sospiro di sollievo, sentii mia madre urlare e correre verso la mia stanza. Da lì tutto bene, anzi benissimo, fino a qualche mese fa, quando mi trasferii nella casa di mio nonno, che purtroppo non c'è più. Ero solo e stavo in salotto, quando sento dei passi fuori. Presi il telefono e andai a guardare le telecamere dall'app, ma non c'era nulla. Poi sentii i miei cani ringhiare ed abbaiare. Due Rottweiler che non abbaiano mai, e dico mai, tranne se c'è qualche pericolo vero. Allora presi una mazza e andai a controllare nei pressi della cuccia. I cani ringhiavano verso un angolo, ed è lì che la rividi di nuovo. Mi fissava. Allora io dissi: Lasciami in pace, cosa vuoi da me? Get the fuck out! E scomparve. Ma è il tempo di tranquillizzarmi che mi voltai e la vidi entrare nella casa. Da allora non sono andato più lì dentro, sono ritornato a casa dai miei. Per ora sembra andare tutto bene, ma a volte sento ancora quella puzza di merda. Aspetta, La puzza di merda. non c'è scritto, l'ho aggiunto io. Ok, spero che non ci siano tanti errori di calligrafia e vi ringrazio per l'attenzione. No, hai scritto molto bene. Commentiamola. Allora, io intanto mi cagherei addosso. Allora, intanto, Ci credi? io sì, io ci credo. Io ci credo non perché mi è successa una cosa simile, però come ho detto nel video prima,
è tutta una questione di mente, tutta una questione di immaginazione. Ci sono dei bambini che sono più portati, ci sono dei bambini che sono meno portati. Ma lui era grande? Lui aveva 10 anni. Ah. Quando è iniziato tutto. Questa è immaginazione, credo. Forse il tuo amico immaginario era proprio quella vecchietta che puzzava di muffa. Io non ci credo. Ok, passiamo al prossimo. No, perché non ci credi? Ma non ci credo perché io non credo a ste cose. Mi dispiace ovviamente non crederci, come sempre. No, io ci credo. Nope. Probabilmente sì. L'olfatto e la vista sono influenzati da dei fattori del cervello che noi non riusciamo a spiegare in questo momento. E quando lui era bambino aveva visto sta cosa che l'ha traumatizzato, tra virgolette, e quindi sta cosa se l'è un pochettino portata dietro man mano, questa credenza, e di conseguenza l'ha influenzato anche quando è diventato adulto. È comunque una convinzione che ti dai a te stesso. Ha senso. Non ci credo comunque, ma grazie comunque per averci. Grazie per mi è piaciuto davvero tanto. Sì. A me è piaciuta. Have you ever had a dream that you could Ciao Andrea. C'è anche lei. Invita questo. Mi chiamo Emanuela. Questa cosa è avvenuta 3 anni fa. Avevo 17 anni. Ero seduta in una panchina di un parco del mio paese. Accanto alla panchina in cui ero seduta io ce n'era un'altra, vuota. Non c'era nessuno nel parco oltre me, e io ero da sola perché stavo aspettando una mia amica. A un certo punto alzo la testa dal cellulare e vedo un signore anziano col bastone venire verso di me lentamente. Ma perché sono tutti anziani? Cioè, fanno paura i vecchi, eh? Sono tutti vecchi. A me fanno paura. Anche a me. Soprattutto quando hanno i bastoni. Non ci bado e continuo a giocare col telefono. Finché non arriva, si siede nella panchina accanto a me e mi dice buonasera. Saluto anch'io, allora mi dice qualcos'altro che non capisco. Mi limito a fargli un sorrisino e abbasso di nuovo lo sguardo sul cellulare. Guardo che ore sono, rialzo subito la testa e lui era completamente sparito. Non so spiegare a me stessa questa cosa, so solo che ho avuto tanta paura. Mi sono girato e rigirato ovunque, ma lui non c'era, si era completamente volatilizzato nel nulla. Da quel giorno non ho più messo piede in quel parco. Tutte le persone a cui ho raccontato questa storia sono rimaste incredule. Perciò spero che almeno tu mi crederai. Spero che questa storia ti piaccia, ti saluto. Ciao Emanuela. Ciao Emanuela, lui non ti crede sicuro. Ci credo invece. Ah ok, cazzo. Ci credo, cazzo. Perché boh, non lo so, questa è più convincente delle altre. Non è chissà quanto impossibile. Io però non me lo spiego. Non me lo spiego nemmeno io. Magari era un campione di corsa, sto qua, e quindi... Tempo questo che tu sprintato, sì. Tipo... Però minchia, immagino la paura. Oh no, cagherei addosso. Sì, poi i vecchi sono molto... Soprattutto quando hanno i bastoni. Andiamo avanti. Chissà se sapeva di muffa. Il vecchio? Probabile. Chissà come mai i vecchi sanno di muffa. Leggiamo un omonimo di Andrea. Menamenu. Vi scrivo per raccontarvi un'esperienza vissuta parecchi anni fa durante la vigilia di Natale. L'accaduto si svolse in Sardegna, in un quartiere di Cagliari. Io e i miei genitori stavamo tornando da casa di mia zia, dalla quale eravamo andati per fare il cenone. Sulla strada per tornare a casa, ad un tratto, mio padre frenò di colpo, guardando a mamma con uno sguardo cupo e spaventato. Mamma gli chiese se avesse visto anche lui ciò che aveva visto. Io ero mezzo addormentato, mi sono svegliato di colpo e chiesi cosa fosse accaduto. Mi rispose papà dicendo di essersi fermato per far attraversare una signora molto anziana, vestita con abiti antichi, con una busta in mano. Camminava con tanta lentezza. Papà distolse lo sguardo per un secondo e quella signora non c'era più. Io, ripeto, ero mezzo addormentato, ma il fatto mi colpì. Per quella notte non ho chiuso occhio. Ormai sono passati tanti anni, ma ogni volta che ci penso me lo ricordo come se fosse accaduto ieri. Vecchi malefici. Puzzava di muffa pure lei. Cioè, questa è una puntata sui vecchi. Io ve lo giuro, non ho suggerito a nessuno di scrivere cose sui vecchi. Comunque, boh, si può... qua non c'è niente di paranormale, secondo me. Semplicemente una vecchietta che stava attraversando la strada, forse andava... Poi è sparita, no? Magari pure lei era l'amica del campione olimpionico. Forse era la moglie. Forse era la moglie proprio. Si sono allenati insieme. Si sono allenati insieme sin dalla tenera età. E Usain Bolt e Usaina Bolt. Io, boh, ci credo. Ci credo che ti sia successo. Anche perché non l'hai visto in prima persona. Quindi ovviamente credi ai tuoi genitori e a quello che hanno visto. E io credo in questa esperienza. Giuliano ci scrive: ciao amici di Solo Horror. Vi racconto la storia più paurosa che abbia mai avuto.
Mi presento, sono Giuliano, all'incirca 25 anni fa, quando avevo soltanto 12 anni, mia nonna... Basta vecchi! Madonna, quanti vecchi! Mia nonna, che era una donna molto religiosa, decise di portarmi in gita con la chiesa a Monte Nero vicino Livorno. Arrivati sul posto, ci fanno accomodare in un enorme tendone dove a breve sarebbe iniziata la messa. Che gioia. Questa messa non finiva mai. Passate penso 2 ore, il prete prende un libro ed inizia a leggere delle strofe in una lingua poco chiara. E dopo pochi secondi, la donna che era seduta accanto a me inizia ad urlare e cade a terra, ferma e immobile, fissandomi con gli occhi tutti bianchi. Io, non capendo cosa succedesse, rimango di pietra, fermo e immobile. Poi alzo gli occhi e vedo altre persone nella stanza che urlavano e venivano portate via. Era un esorcismo di massa. Praticamente sono stato 2 ore accanto ad una donna posseduta e non sapevo niente. Non mi scorderò mai di questo momento. Ma stai scherzando? Ma sai che... No, allora, queste cose le fanno sul serio. I protestanti? Anche a mia zia l'hanno trascinata una volta. Anche mia mamma. Ma senza dire un cazzo. Cioè, non ti dicono dove stai andando. Ti dicono che è una messa insieme a queste persone. Perché pensano che tu sia il male, capito? E ti portano lì per toglierti il male. Non perché? Beh, anche oggi le vostre storie sono state molto interessanti. Sì, un po' vecchie. Cioè, no, un po'. Anziane. Un po'. Ammuffite. Un po' ammuffite. Però. Carine, carine. Sì. Grazie. Sì. Detto ciò, grazie per aver guardato il video. Speriamo che vi sia piaciuto. Speriamo di intrattenervi con queste vostre storie. Ci vediamo al prossimo episodio di Creepyposta!